Buongiorno. Oggi 4 aprile 2022. A che punto è la Luna? Beh, è una Luna crescente in Toro, quella che oggi si caratterizza. E tra l'altro oggi è lunedì. Quindi adesso andiamo a vedere un attimo di prerogative, per così dire, no? Per quanto riguarda questa Luna di oggi. Ricordiamoci che il lunedì è proprio il giorno della luna, quindi tutti i colori relativi al lunedì sono l'argento, il bianco, il latte, tutti i colori che ci indicano la luna. Questa è una giornata di calma, dobbiamo dirlo, di tranquillità. È una giornata ottima per dedicarsi al riordino, per dedicarsi a se stessi. Vi ricordo, taglio di capelli oggi ancora no, ok? Perché non è esattamente crescente ancora questa luna. Ve lo dico io quando si potranno ritagliare i capelli, quando si potranno fare delle cose un po' più particolari. Cos'è il lunedì? Il lunedì, ho detto, è il giorno dedicato alla luna, però quello che mi piacerebbe è trovare insieme a voi una sorta di, come si può dire? Non soltanto, ecco, fare questa giornata in base a quelli che sono gli influssi, no? Ma capire come mai noi siamo così coinvolti per quanto riguarda la Luna. Ricordiamoci che il ciclo lunare e il ciclo solare sono due cose completamente differenti, ok? Perché il ciclo lunare inizia col giorno di luna nuova e finisce con l'ultimo giorno di luna prima della luna nuova, di luna calante, mentre invece il ciclo solare è altro. Cosa possiamo oggi vedere? Perché io nel frattempo sto facendo delle ricerche, a parte che, come al solito, questa carta, no? 4 aprile siamo ancora nel segno dell'Ariete, ricordiamocelo. E questa è ancora una bella energia, un'energia bella tosta, ok? Bella tosta. Dunque, cosa possiamo vedere oggi? La luna del lunedì. La luna del lunedì ci dà l'indicazione. Il lunedì è il primo giorno della settimana, il giorno in cui dovremmo essere più carichi, però stranamente invece è il giorno in cui abbiamo più bisogno di equilibrio emotivo. Questa è una cosa che forse abbiamo notato tutti, no? Credo che sia proprio il lunedì, il giorno in cui siamo un po' più stabili con le emozioni. Credo che sia proprio perché è il giorno dedicato alla luna, per cui c'è questo bisogno in qualche modo di non bisogno, c'è proprio questo seguire, ok, la luna, questo seguire questa energia che è sempre così forte, fortissima, ma anche transitoria, perché è un'energia che sale, che cresce e diminuisce ogni mese. Ok, allora vediamo un attimo. Adesso vediamo la carta. Andiamo a vedere la carta, ma prima di tutto andiamo a fare l'affermazione del giorno. Affermazione del giorno oggi, lunedì. Sono bellissimo e tutti mi amano. Quindi oggi ripetete continuamente questa affermazione: sono bellissimo o bellissima e tutti mi amano. Ogni tanto abbiamo bisogno proprio di prendere contatto con la nostra parte interiore, col nostro bambino interiore, col nostro io e rassicurarlo. Le affermazioni servono a questo, le affermazioni sono importantissime. Io vi indicherei di farle ogni giorno. Le affermazioni ci indicano proprio danno la spinta, ok, anche all'universo e a noi di credere di più in noi stessi. Questa è una cosa molto, molto importante.
Ricordiamoci, tra l'altro, che la felicità e la pace interiore e la salute di una donna dipendono, dipendono, ragazzi, dall'armonia con la luna. C'è poco da fare. La Luna è il pianeta assolutamente più importante, ok? Simboleggia l'amore, la cura materna, eccetera, eccetera. Quindi magari ogni giorno poi vi darò una di queste indicazioni. Per quanto riguarda oggi in particolare, ci ricordiamo che è una Luna in Toro. La Luna in Toro è una Luna più pratica, ma non pratica nel senso brutto, siamo attenti, è una luna più dolce. Ricordiamoci che la carta dei tarocchi collegata al toro è quella dell'imperatrice, che è anche la madre, ok? Quindi è una luna più dolce, più materna, più prudente, ok? La luna in toro ha queste caratteristiche di dolcezza per certi versi. Adesso andiamo a vedere la carta del giorno. Qual è l'indicazione? Mi avete indicato di farla a caso, lo farò a caso. Qual è l'indicazione del giorno per voi che mi state ascoltando? La carta è la numero 38, la casa. Quindi oggi prendetevi molta cura della vostra casa. Qua dice: la mia casa è il mio specchio che riflette luce ed amore. Vediamo cosa dice esattamente il libretto di Alessandra Donati. Questa carta indica un cambiamento di casa, una vendita, un acquisto. Quindi oggi qualcuno di voi avrà a che fare con qualcosa che ha a che fare con la casa. Potrebbe essere anche un semplice spostamento di mobili. È un ambiente, ok? Un ambiente, ricordiamoci, può o non può renderci felici. Quindi più abbiamo l'ambiente attorno a noi sereno, consono, che riflette il nostro stato, meglio è, ma soprattutto deve riflettere il nostro stato al meglio, quindi più positivo, ok? Il numero il 38 indica coinvolgimento emotivo profondo, ok? Anche creazione d'amore. Abbiamo visto anche ieri che c'era l'amore nelle carte. Quindi sono 2 giornate, quelle di ieri e di oggi, in cui l'amore regna sovrano. Giornate prodromiche a un nuovo tipo di energia. Questa però è un'energia molto importante, di calma, sensazione di serenità o di rasserenamento. Ok, quindi cercate di prendere le cose oggi con più calma. Cercate di ricordarvi, poi, tra l'altro, che siamo subito dopo la luna nuova. Questo è il periodo in cui, soprattutto per il corpo, c'è bisogno di introdurre oligoelementi che servono a crescere. Cosa significa? Tutti quegli elementi che in qualche modo fanno da base al nostro organismo. Ok, se vi interessa questo tipo di informazioni, ne parleremo di più le prossime volte. Fatemi sapere. Quindi ditemi voi come volete indirizzato questa sorta di almanacco della luna mattutina. Io per oggi ho finito e vi do appuntamento domani. Bye bye.